Si è svolta a Senise la sesta edizione del premio di pittura e poesia dedicati a Don Pino Terracina e a Suor Orestina Grigoletto, promosso dalla Scuola Media di Senise. Il premio è stato istituito per ricordare quanto gli insegnamenti di Don Pino e Suor Orestina abbiano rappresentato tanto per la comunità senisese e per il mondo della scuola. Don Pino Terracina oggi avrebbe compiuto 40 anni. La sua vita, nonostante sia stata breve e interrotta in maniera tragica con un incidente nell'agosto del 2001, ha segnato il cammino spirituale di molti, tanto che durante l'incontro è stato ricordato come un costruttore di chiese, di canoniche, ma soprattutto di anime. Suor Orestina, scomparsa nel 2002 per un infarto, era giunta a Senise da Padova e proprio nella comunità del Sinni ha trascorso gran parte della sua esperienza. Tutti i ragazzi che hanno partecipato, non solo da Senise, ma anche da Valsinni, Pomarico, Tricarico, Roccanova, Calvera e Francavilla, hanno presentato lavori creativi che testimoniano, come si è detto, che il gusto del bello e la poesia delle piccole cose è presente nella nostra cultura. Durante la serata, il parroco di Senise, Don Mario Lacolla, ha letto un telegramma di encomio e di incoraggiamento nei confronti della manifestazione, arrivato direttamente dalla Segreteria Pontificia. Sul podio per la categoria pittura sono stati premiati i lavori di Laura Laterza, Feliciano Rossi e Lavinia Consiglio. Nella categoria poesia hanno vinto dal terzo al primo posto Pasquale Fraudatario con la poesia Mia nonna, Stefano Troilo con la poesia Mio caro papà e Lucia Claudia Roseti con la poesia Se fossimo.